Oh, oh, oh. Che wow. Figo. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono molto contenta perché ho tutti quanti, tranne la più piccola, dei miei nipoti qua con me oggi. Anna, Antonio, Diana. Benvenuti! Grazie, ciao. Ciao! Questo è il primo video che voi fate tutti insieme. Finalmente sì. Siamo tutti noi siamo insieme. E oggi facciamo una cosa molto particolare. È arrivato questo pacco de, secondo voi? Giappone? Giappone. O Giappone, o Giappone. 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 Si chiama Tokyo Treat. Come lo pronunciate questo? Tokyo. Tokyo Treat. Tokyo. Pieno di caramelle e cibi che dovremmo assaggiare e valutare tutti insieme. Sì, dal Giappone. Quindi cose che io non ho mai assaggiato. Voi? Mai? No. Quindi ho detto, ma questo è proprio perfetto a fare. Per una volta neanche so che li ho assaggiati. Infatti, tutti gli altri video, se voi non avete visto, io sono americana e io ho portato un qualche video per loro. Caramelle e cose di mangiare dell'America che io ho già assaggiato. Ma questa è la prima volta che ho cibi che neanche io ho assaggiato. Quindi sarà una sorpresa per tutti. Quindi noi assaggiamo tutto insieme e praticamente volevo spiegare che Tokyo Treat è questo pacco che tu puoi ordinare, sì, o ogni mese, mensile, o una volta per provare tutti i caramelle, patatine, queste cose giapponesi. Quindi se vi interessa metto tutto sotto giù nella descrizione il link per vedere un po' di più informazione di questo pacco di Tokyo Treat. Mettono tipo un giornalino per spiegare. Sì, per spiegare cosa sono in inglese ovviamente. Quindi se abbiamo dubbi possiamo anche leggere qui che cos'è. Però io voglio essere un po' sorpresa, no? Mi aspetta più o meno. Ok, siamo pronti? Sì. Cominciamo. Allora, da cosa iniziamo? Dolce o salato? Well, perché non cominciamo con Pringles? Perché tutti noi conosciamo Pringles, io non conosco il gusto. Non abbiamo mai assaggiato questo tipo di gusto. E non si legge neanche. Infatti, perché è un'altra scrittura. Proprio un'altra scrittura, non è l'alfabeto che usiamo noi. Infatti, quindi c'è secondo me una cosa di formaggio. Sì, secondo me. Messicano, non lo so, però che c'entra il Messico lì? Non lo so, vediamo. Siete pronti? Sì. Io non mi interessa questo. Voi vi piacciono i Pringles normali? Sì. Magari? Sì. Tanto. Ok. Prendi uno. Sembrano molto buoni. Sembrano dal gusto molto familiare. Formaggio? Sì, l'odore è buonissimo. Formaggio, l'odore. Sì. Ok, siamo pronti? Vai. Sì. 3, 2, 1. A me mi piace. Pure a me. Buono. Mm-hmm. Buone. Tipo formaggio. Formaggio, sono proprio di formaggio. Sì. Sono proprio buone. Sì. Oops. Andiamo avanti. Questo secondo me, questo è un'altra cosa salata. Secondo voi? Ai gamberi, cioè. Sì, mi piacciono tanti gamberi, quindi secondo me è il gusto di gambero. Mm-hmm. Proviamo. Io non ho mai assaggiato patatine del gusto di gambero. Sembrano, cioè dalla busta sembrano Fonsis. Mm. Oppure uno da lontano li scambia tipo per, non so, pasta. Sembra pasta. Vediamo. Non lo so. Uno. Sono tipo rosa. Siamo pronti? 3, 2, 1. A me piacciono. A me anche. Sanno di gamberi, sanno proprio di gamberi. E sono non hanno niente di strano. Io non sento gamberi. Alla fine sì. Mm-hmm. Ah, alla fine sì. Sta arrivando adesso.
niente, e poi gambero, tipo che se stai mangiando. Ho mangiato un gambero. Davvero? Regolare. Questa può essere anche un'altra merenda per dopo. Sì, sì. Una merenda, molto interessante. Insieme alle Pringles di prima. Ok, questo, facciamo uno perché se... Questi sono strani. Non so, solo sembrano cereali. Sembrano cereali, ma secondo me è salato. Vediamo, apriamo questa cosa. Mamma mia, quante cose interessanti. Oh, sono piccoli! Vabbè, come... Io li vedo normali, non ci vedo tipo verdure. Sì, ci sono... Non sono dolci. Dolci, ma c'è no. Verdura, cipolla, queste cose sopra. Andiamo? 3, 2, 1 Sanno di patatine. Davvero non sento niente. Non sento. Sono buoni però. Sono buoni. Come chipster. Sono piccoli, soltanto che si sciolgono subito in bocca, quindi che si subito a questo. Sono buoni. Per questo li vendono così. Sì, a buon pacco. Sono piccoli. Così però sono di più. E poi il sapore, cioè appena lo metti in bocca si scioglie in bocca. È vero. Sono buono. Sì. Un'altra merenda. Questo pacco viene con 4 di questi. Direi una buona, buona. Un'ottima offerta. È bello. Ok, poi penso che il resto sia tutto dolce. No, non l'hai detto. Questo. Ok, questo. Sì, questo è salato. Sembrano tipo grissini. Stecchini. Stecchi, sì, grissini. Sì, grissini. Vediamo. Sì. Sono grissini. Sembrano grassini, ma di che sapore? Io qua vedo tipo bacon, pancetta, non so cosa sia. Sì. Io non mangio la carne, quindi spero non è, vabbè, il gusto non fa niente. Lo assaggio per il video. 3, 2, 1. Sembra molto di prosciutto, no? Vuoi finire? Non è male, ma non mangio carne e sa tanto di carne. Quindi se vi piace carne è buonissimo. È buono. A me piace. Buono. Perché io adoro il prosciutto crudo. Quindi, appunto, quindi ti piace, no? Sì. Un'altra Panini. Merenda. Un'altra, abbiamo... Il nostro... Un aperitivo questo, uno stuzzichino. È vero, l'aperitivo per dopo. Per dopo. Ok. Teniamo una cosa dolce. Sicuramente sì. Questo è dolce secondo me. Sì, sì. Si vede. Sono tipo. Queste secondo me frizzano. Energy Drink Bubble Candy. È tipo una bibita di energia, di una cosa frizzante. Bubble. Ah, oh, però in una caramella. Sì. Ma è gomma o caramella? Non lo so. Ora scopriamo. Tipo ingoiamo tutte le gomme. La gomma che c'è. Non vediamo, masticchiamo prima per vedere. Ah, sono grandi. Grande, sì. Secondo me vanno messe nella. Oddio! Secondo me anche. Perché c'è un po' di polvere. Candy però dice. Energy, no, drink. Però è il sapore. Ah! Però è drink. Leggiamo qua. Dov'è? Quando avete un dubbio. Eccole. These candies. Il gusto di. La bevanda energetica. Ah, proviamo. Ok. No, buona. Buono. Ok. 3, 2, 1. Ma si chiama? Non lo so. No. Fa tipo questo effetto di. Ti frizza in bocca. Com'è? Oddio. Oddio. Tipo. Come si dice? Bubbles, bolle, però quelli frizza. Tipo nella vasca tu metti quella cosa. Ah, e la bath bomb. A me incuriosiscono queste che è sicuramente sembrano dolce. Sembrano tipo chupa chupa col marshmallow, non so cosa sembrano. Vediamo. No. Oddio, che wow. Figo. No, vabbè, lo dobbiamo fare. Wow. Si chiama candy apple. La caramellata sarebbe Interessante, siamo pronti. Quindi tu fai così, metti questo qua. Beh, metti questi dentro qua e poi ci metti le palline.
3, 2, 1. Mi piace. Buono. Sa proprio di mela. Buonissimo. Buonissimo. Wow. Consistenza di marshmallow, un po'. Però c'è la crema che lo rende tipo al sapore di mela. Mi piace. Anche un po'. E le balene contrastano. Top. Io lo comprerei. Se fosse dal supermercato qui, lo comprerei, no? Anche subito. Io. Buonissimo. È anche molto interattivo. Perché non è come le solite caramelle che tu trovi nelle buste, ma te lo devi proprio fare. È buonissimo! Secondo me è un tipo wafer. Wafer? Non lo so, la consistenza, vediamo. Apriamo. Oh! Oh oh! Questa è una cosa salata! Oh mamma! Cos'è? Non lo so, sembra... Sembra tipo riso. Quindi, interessante, io prendo un pezzo. Oddio, è a me dallo non c'è. No? Vediamo. No, secondo me è formaggio e basta. Sì. Ok. 3, 2, 1. Buonissimo. Tipo brodo, sembra brodo vegetale. Sì. Io però non le preferisco. A me piacciono. Sì. Non ho mai assaggiato una cosa così. Un'altra cosa del stesso fatto. Secondo voi questo è dolce? Secondo me questo è dolce, ma non lo so. Doraemon non lo so. No, ma secondo me è salata pure questa. Sembra dolce. Invece no, io ho sentito che sembra salato. Ok. È la stessa cosa, ma secondo me è piccante. Sì, perché è viola. È viola e vuol dire piccante. Secondo me sì. Oh oh. Sì, è piccante. Sì. Oddio. Ti piacciono le cose piccanti dopo e pure a me? Ah no, a me piace. No. Però a me. 3, 2, 1. No. È tipo piccante dolce. Tipo agrodolce si dice. Sì. Io non lo sento piccante. E allora, ma è piccante però non brucia. A me preferisco piace. Questo. Allora. Rispetto all'altro. È vero, anch'io. È più gustoso questo. Vero. Ce l'hanno. Però quello dentro di cioccolato perché anche è scuro. Cioccolato è buono. Fragole, buono. Vediamo. Dovrebbe essere molto buono. E viene con due con. Wow, viene con tanti. Fighissimo. Sembra. Pensavo che fossero salatini, ma secondo me no. Che buono. Sanno tipo di Big Bubble. Sanno di latte di fragola. Siamo pronti. Sì. 3, 2, 1. Buonissimo. Mi piace. Buono. Buonissimo. Fragola. Buono. Buonissimi. Io potrei mangiare tutto questo adesso. Anche io. Questo video mi sta piacendo tutto stranamente. Ok, abbiamo questi caramelle. Ma di pasticche. No, di marshmallow. Però sono dure. 3, 2, 1. Buono. Mm. Mm. Ma come si sciolgono facilmente? Subito, no, le metti tipo su... aria. Stranissimo, ma buonissimo. Però c'è il gusto, è stranissimo. Io non ho già più niente. I due l'ho mangiato. Figo. Questo mi piace tanto. È tè. Un tè Lipton. Che Lipton esiste qui. Penso esiste negli Stati Uniti almeno. Però ha un gusto di... Vaniglia. No, cherry blossom, il ciliegie, è un albero con i fiori rose, sì. Questi. Però non abbiamo il tempo di fare il tè, però lo possiamo odorare perché... Com'è? Se lo apri, sono questi bustini. Le bustine per il tè. Buonissimo. Mi piace il tè? Proprio tè. Sì. A me non piace il tè, però dall'odore sembra anche buono. Un po'. A me piace tanto. È un po' caldo oggi per fare il tè. Sì, quindi fa molto caldo. Sono rimaste due cose. Questo è grandissimo. Liscio. Sembrano biscotti. Sembrano tipo macaron. Sì. Sì, è vero. Sono in bustini piccoli, guarda. Uno per te. Una la sua. Uno per te. Dalla consistenza poi io ho intravisto del cioccolato. Siamo pronti? Sì. 3, 2, 1.
A me piace. Hanno un gusto di fiore. Secondo me sono da mettere nel tempo. Alla fine ti senti proprio il fiore in bocca. Interessante. Sì, a me Diana piace. E viene con una busta intera, con 20 piccoli buschini. L'ultima cosa. E poi abbiamo finito. Non so, questa è una cosa molto piccola. Sembra tipo... Leggiamo le istruzioni. Ma prima voglio vedere che... È una gomma. È una chewing gum. È tipo... E questo cos'è? Sono, quindi sono stickers. Leggiamo... chewing gum. Visto. Ma gli sticker vanno attaccati oppure... Attacchiamo gli sticker sulla chewing gum. Che ne sai, magari sono commestibili. Aspetta, fammi leggere un attimo. Dice che questi sono caricose per avere, tipo stick, queste. Ah, tipo i regalini che trovi nelle caramelle. Sì, tipo una Kinder sorpresa. Il una Kinder cosa sorpresa. Grazie. Ok, l'abbiamo diviso per 4. Non so che sapore è. Neanche io. 3 2 1 Guarda, è buono. Sembra un po' questo gusto, no? Di queste piccole caramelle che abbiamo. Sì. Però non si sciolgono in bocca. Ok ragazzi, abbiamo finito. Sì. Che ne avete pensato? Sono davvero buone. Sì, ho trovato tutto abbastanza buono. Sì, buone, diverso, interessante. Rispetto agli altri video mi è piaciuto tutto invece. Quindi ti piacciono le cose giapponesi? Giapponesi, potrei andare a vivere in Giappone. Dormo con te. Sì, ma io devo dire che è stato molto divertente assaggiare cose completamente nuove che forse non sappiamo cosa siano. E vi ordinate questi pacchi, fate le storie su Instagram e taggatemi, perché vorrei vedere che ne pensate. Perché vogliamo vedere la vostra reazione invece al box. Assaggiare queste caramelle. E io lo ordinerei di nuovo. Sì. Sì, pure io. Io sono curiosa di assaggiare il resto, perché se questa è solo una parte... di alcune caramelle, immaginatevi il resto. E se vi interessate metto il link giù nella descrizione. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like al video. E se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ok, volevo ringraziare Anna, Antonio e Diana per essere venuti di nuovo sul mio canale. Sul video. Grazie a te Sofì di averci invitato. Grazie mille per aver cliccato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Ciao. Un po' particolare. Adesso Anna, qualsiasi cosa dice un po' particolare. Questa crema un po' non sono... particolare.